Hola luchadores e inchiavardatori di cunicoli, ben ritrovati dal vostro Silver col, diciamo, zuccottino Silverius con la sua bella lampadina sulla testa. Ben ritrovati su Salt and Sanctuary. Allora, dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati in un posto buio e oscuro. No, ma era meno buio e oscuro. Eravamo Niniha, eravamo dal lato di qui, là sopra, ma voi non lo sapete che eravamo là sopra. Perché io sono disceso da un vascello. Salve. Ma la domanda è: se io provo a suonare un corno di guerra, che poi ne ho pochi e non so se possa nemmeno comprare, dovrò andare a farmare monete. Bene. Ok. Diciamo che è lampante e palese che io non sappia come unire le cose. Allora, mostro nave è qui. Esatto, ci sono questi. Perché noi ci eravamo lasciati tipo da queste parti, ma voi non lo sapete. E io avevo trovato questi simpaticoni, che sono l'evoluzione cazzuta e cattiva di quelli che, di quel tizio che si trovava al villaggio dei sorrisi, che era un filino meno spiritato di questo. E mollami. 8 monete, per fortuna che paga in sale, perché sennò pagherebbe in sole. Allora, noi ci eravamo lasciati che stavo scendendo da questa parte e quindi andiamo di qua. Con tantissima gioia in fondo al cuore. Grande dribbling, no, mazzata nella noce di capocollo. Però vediamo se riusciamo a sflambarcela. Ciao ciccio. Andati? Salvi? Questo luogo mi dovrebbe ricordare qualcosa? Sì. Quindi? State cercando di dirmi che questo luogo gira su se stesso? Posso dirmi non troppo convinto della cosa? E non troppo gioioso del dover passare di nuovo di sopra? Uffa. Ma allora, quindi in teoria dovrei andare laddove l'invisibile è essenziale agli occhietti. È bello che io, ecco, stavo tornando esattamente indietro quando sono morto, ucciso da sto coso. Ora me lo ricordo benissimo. Perfetto. Questa cosa ci darebbe un enorme vantaggio, se non fosse che abbiamo perso un botto di sale col fischio. E soprattutto che adesso il discorso cambia. Il discorso cambia perché non ha più molto senso che cerchiamo di fare il giro per tornare di là. Quindi, in teoria io provo a suonare una volta sto corno di un corno. Grazie. E devo decidere dove andare. Ho il timore che il posto migliore sia questo. Sì, quello dove l'invisibile è essenziale agli occhi, lì la cosa che dicevamo giusto appunto e non di meno. Allora, io non mi ricordo chi è che vende il corno. Lo vende lui, vabbè, comunque sì, adesso ne abbiamo effettivamente. Potrei starmene buono buono, tomo tomo cacchio cacchio. Non mi serve più la luce. Quindi mettiamo questo, che era un anello che avevo definito prettamente inutile non più di un episodio fa, e adesso è la manna dal cielo, perché stiamo perdendo tanto oro, perché stiamo morendo molto molto di frequente, molto più di quanto avrei voluto osar sperare. Ok, 690 monete. Salute al cucuzzaro, vale quasi la pena di farmarsele qui. Allora, io, scusatemi, ma rimetto rimetto anche questo, perché fondamentalmente mi serve protezione dall'alto. Allora, vai, vai, ok. Qui c'erano i cosi odiosi. Ok, vai. Aia, 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 aia.
Merdacchio. Non li vedi, ma si fanno sentire, eh. Cammina come se ci avesse le chiappine strette il ragazzo, eh. Lode il so... Non dico niente, preferisco, se non vi dispiace. Perché chi mi conosce sa l'odio repulsivo che provo nei confronti di Soler, quindi... Poi... Quanta cattiveria e carognitudine ho usato! Ma... Certo, che sciocco! Quindi, quello che troveremo qui sarà una cosa che non farà comparire, ma che ci permetterà di vedere l'invisibile. No, merdacchio. Peccato, perché questo di denari ne caghicchia parecchi. Ok, ho fatto una cosa stupida? No. Sembrerebbe di no. Sentry Graves, Sentry Grand, Sentry Armatura. Roba che logicamente di nuovo non possiamo usare, no. Pesante piatto imbottito, arma nuda del deserto, Sentry, guardia reale del di Kulkas. Ammazza che difesa! Sì, noi stiamo facendo abbastanza un mix nella crescita del personaggio, quindi non stiamo livellando parecchiotto nulla. Ah, ok, no, non riuscivo a intravedere una via di passaggio, ma in realtà c'era. Ok. Qui sono un po' come gli archivi del Duca, grazie. E questo non elargisce pecunia, benissimo. Bingiti! Oh, roba figa! Che sarà disutile. No, non è disutile, attenzione! Ma neanche più di tanto, neanche più di tanto, perché ha difese appunto dagli item arcani pesanti. Eh sì, però hanno una... No, riparano molto dagli elementi, ma vabbè, niente di trascendentale. Però bisogna vedere, perché secondo me... Vuoi vedere che queste sono tipo i guantini di Zeldora? Quanti commercianti di sete fantasiche sono stati concepiti per proteggere le mani morbide di un non combattente per tutta la vita? Vuoi vedere che poi non li potremo mai più togliere? Io provo a... fare questo che accozzaglia di set orribile. Allora, io spero tanto che tu non sia più forte dei tuoi predecessori. No, ehi. Aia, porco cacchio. Ammazza, abbiamo scatafottuto roba al piano di sopra. È stata una begarognosa, diciamo. Aia. Ci speravo, confidavo nella divina provvidenza. Vai. No, che besuito dell'ostrega. Ok, perché fondamentalmente appunto non rientra nella categoria dei difficili nemmeno lui, però elargisce tanti soldini belli. Allora, io vorrei salire, ma mi sa che non mi spetta la cosa, eh. Eccola, ancora. Oh, che palle. Allora. Ora. Detesto tutto questo, detesto tutto questo, detesto il non vederci. Detesto tutto quanto e tutti. Detesto il mondo, l'universo e quant'altro. Ok, non so neanche più cosa sto ammazzando, cosa sto colpendo. Cosa mi stanno facendo? Cosa sto dicendo? So più niente. Ok. No. Molto buono, devi stare. Quanti Ambra Idol abbiamo raccattato? Ammappete. Credo che ne abbiamo già 3 o 4, eh. E questo viene buono per le evoluzioni future delle nostre armi, che sarebbe, credo, anche ora di iniziare a pensare di dare un'evoluzione seria ai nostri averi. Allora, noi dobbiamo andare di là e sicuramente per andare di là dovremo attraversare qualcosa di veramente ostico e fastidioso. Tipo quella mensola qui me l'aspettavo, perché avevo visto delle ombrette
colli. Questa la capiranno solo quelli del 1952. Bene. Apprezzo molto il tentativo, apprezzo molto il tentativo. Allora, di qui non c'è nulla, vero? No. Perfetto. Qua l'oro anello di pietra. Vabbè, deciditi. L'oro anello di pietra aumenta l'autodifesa e i danni da fulmine, cosa che ci tornerà molto utile a breve. Visto che abbiamo recuperato un po' di oro, leviamo quello per aumentare la difesa fulmine. E però a sto punto direi che se mi stai dicendo con tutto il tuo io che l'elemento da cui mi devo difendere è il fulmine, devo rimettere le cose che mi difendevano dal fulmine. Più o meno il set era questo. Allora, lui spero che non sia circondato da quei simpatici cavalierini che, esatto, scassano la wallera in maniera invisibile e sicumerica. Eccoli. Basta! Cribbio. Ammazza, oh. Fastidio, pessimismo e fastidio. Mamma mia, attacchi a caso, senza logica, al buio, all'invisibile. Mamma mia, che... Guarda, gradirei tu morissi, hai rotto il cacchio, eh. Vai, dai, ok. Ah. Vi ricordo sempre che ci sono appunto dei nemici che possono essere anche scatafottuti così, eh. Nel senso che si possono anche perforare col tasto cerchio dopo averli storditi. Attenzione! Vedo un boss a sette fiamme e la cosa non mi piace! Quindi prima di... moriremo nel vano tentativo di... Io vorrei andare di là, ma è una cosa assolutamente inutile. Finché non avremo acquisito il potere dell'invisibilità. No, dovremo proprio vedercela con lui. Porca balera! Va bene, non so minimamente cosa aspettarmi. L'inquisitore intoccabile? Merdacchio. L'intoccabilità di questo inquisitore è cosa che... Salve! Mi sto preoccupando, eh. Mi sto preoccupando di molto. Ok. Aia. E voi direte, perché ti stai preoccupando? Perché gli sto facendo troppo danno in proporzione a quello che subisco e quindi questi candelabri, qualcosa che non torna, ce l'hanno. Ok. Aia. Sembra che faccia danno crescente. Bastava stargli sotto? Mi state dicendo questo? Cioè io ho bestemmiato per molto meno fino adesso. Il Duomo. Addirittura un trofeo d'argento abbiamo sbloccato, eh. Wow. Sono presso poco basito da questa cosa. Allora, prima di tutto vado ad aprire la shortcut di qua. Esatto. Sperando di non pentirmene fra breve. Ok. No, non dovrei dovermene pentire. Spero. E cominciamo da questo. Benissimo. Sfera di cristallo. Perfetto. Va bene. Ok, Luchadores, credo che al prossimo video ripartiremo decisamente da qui, perché non mi aspettavo addirittura di trovare subito un boss qui e batterlo così alla svelta. Faccio fatica nei posti impossibili e poi to. Vabbè, sono momenti strani. Alla prossima, mi raccomando, spolliciate, condividete e scrivetemi un po' qual è la vostra esperienza con Salt and Sanctuary. Ciao ciao!